Ciao a tutti, oggi andremo a vedere assieme la nuovissima Canyon Aeroad. La precedente versione è stata utilizzata da moltissimi campioni del calibro di Christoph, Alejandro Valverde, Joachim Rodriguez, Mathieu Van Der Poel, che la utilizza tuttora e la utilizza il marchio Canyon proprio in tutte le sue specialità come ciclocross, mountain bike e strada, e la porta ad alti livelli. La utilizza anche difatti la sua squadra, la Alpecin Phoenix. Il telaio è stato modificato. Importante è stata la collaborazione di Swisside, esperta nell'ottimizzazione dell'aerodinamica, difatti da anni attiva nel settore della Formula 1, dove hanno collaborato e svolto una serie di test nella galleria del vento. Difatti il telaio ha cambiato le fibre del carbonio e ha cambiato anche le geometrie, difatti è più aerodinamico rispetto al modello precedente. Differenza sostanziale per l'aerodinamica che abbiamo già visto anche nelle bici che sono uscite in quest'anno è stata l'integrazione di tutti i cavi. Intanto ti consiglio di dare un'occhiata nel canale Telegram che ti lascio in descrizione, dove ogni giorno troverai degli sconti a tema bici, quindi ti consiglio di andare a vedere e unirti. Andiamo a vedere il cockpit, la zona del manubrio. La serie sterzo è stata rivoluzionata ed è qui che troviamo le soluzioni più innovative mai viste. Difatti, partendo dal manubrio integrato CP0018, che è di 37 grammi, più leggero rispetto al precedente, ma soprattutto è versatile e personalizzabile. Il manubrio è composto da tre parti: il blocco centrale, che comprende anche l'attacco manubrio, e le due ali laterali, che si possono anche togliere. Possiamo anche però regolarle. Un esempio che ti dico: si può avere un 390 mm, un 410 e un 430. Un'altra novità molto interessante è relativa alla possibilità di regolare l'altezza di 15 mm del manubrio senza dover tagliare il tubo forcella. Cambiato anche il reggisella, il tubo della sella SP0046, che equipaggia tutte le nuove Aeroad, presenta una sezione molto larga nella parte superiore per avere la maggiore resa di aerodinamica possibile, ma nella parte inferiore, che va a scomparire all'interno del telaio, si dimezza, pur mantenendo la solidità strutturale necessaria. Infatti, tramite questa intelligente innovazione, si può ottenere un piccolo risparmio di peso di 6 grammi, ma soprattutto la cosa per cui è stato fatto questo movimento è una riduzione sensibile delle vibrazioni provenienti dalla strada, e di conseguenza questo porta un grande comfort al ciclista che la utilizza. Le geometrie, le specifiche di questa Aeroad, è sempre una bici da gara con geometrie molto aggressive, motivo per il quale questa bici è amata da molti ciclisti professionisti. Però con questo nuovo modello Canyon ha scelto di seguire una filosofia diversa e rendere la bici più alla portata di tutti, cambiando di poco le geometrie del modello vecchio. Il peso dichiarato del telaio della Aeroad CFR da versione con Shimano Durace D2 è di 915 grammi, la forcella ne pesa 425 e il peso di questa bici in taglia L senza pedali è 7,3 kg. I prezzi li possiamo trovare a partire da 3.299 euro per la versione Aeroad CFSL con Shimano 105 e ruote Reynolds in carbonio, e arriviamo al massimo di prezzo di 8.999 euro per la versione Aeroad CFR assemblata con Campagnolo Super Record e ruote Campagnolo Bora One. Ma troviamo comunque, con lo stesso telaio montato, un modello che abbiamo già citato prima con Durace D2 e ruote montate DT Swiss da 60 mm in carbonio a 7.499 euro. E spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri. Qui in centro troverai l'iconcina per iscriverti e troverai la playlist chiamata Biciclette per vedere altri video simili. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.